La mostra di Ennio De Luca fa parte di un percorso espositivo collocato a Palazzo Pretorio. Palazzo Pretorio ha accertato ormai sempre di più si attesta come un palazzo espositivo per mostre d'arte molto importanti. Negli ultimi anni ha davvero regalato grandi numeri e tanti visitatori sono arrivati a Palazzo Pretorio per una selezione di mostre di alta qualità. Quest'anno il percorso espositivo si chiama Omaggio. Per noi l'omaggio voleva essere non solo un omaggio al paese, un omaggio al territorio con tante mostre che raccontano questo, ma anche un omaggio all'universo femminile. È in questa logica che Elio De Luca entra a esporre come con una personale in tutto Palazzo Pretorio, in un ambito molto vasto perché sono 6 sale espositive dove Elio De Luca appunto collocherà le sue opere con grande maestria e con una cura della mostra molto profonda, opere assolutamente importanti che parlano di donne, parlano di universo femminile, le raccontano con un'eleganza e con una grande capacità pittorica e quindi è una mostra davvero di un artista molto, molto importante che ci fa appunto essere certi, sicuri e speranzosi che aumentino anche le visite non solo al palazzo ma tutto il nostro borgo. Una bella interazione fra storia, arte contemporanea, con la pittura e con la cultura di grande qualità. Un ringraziamento non solo a Elio De Luca ma a tutto il suo staff di curatela della mostra e anche ai nostri uffici comunali che tanto lavorano per portare questa grande qualità culturale all'interno del nostro territorio.